Ciao a tutti e bentornati su ProKitchen. Oggi nella mia cucina ho voglia di grassi, ho voglia di hamburger, quindi si va sul pesante. Hamburger, il mio hamburger. Andiamo! Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno oggi sono pomodoro ramato, zucchero, cipolla, bacon, burro, songino, pane per hamburger, cheddar, hamburger di vitello, l'immancabile maionese e sale. Prima cosa da fare è accendere il forno a circa 200 gradi. Ragazzi, la primissima cosa da fare dopo aver acceso il forno è quella di condire la nostra carne. Queste sono svizzere di vitello, quindi condiamo da una parte e dall'altra solo con il sale e andiamo ad appiattirlo un po', perché a noi serve una cottura veloce, quindi lo andiamo a schiacciare. Questo è come deve essere. Ogni hamburger che si rispetti ha bisogno di cipolla, in questo caso cipolla caramellata. Tagliamo a metà e poi sottilissimo. E così dovrebbero presentarsi le nostre cipolle. Ok ragazzi, adesso andiamo a tagliare il nostro pomodoro. Io uso un pomodoro ramato. Utilizzate sempre un coltello a sega per tagliare i pomodori e tutti gli agrumi, perché così non si rovina la lama. Questo perché l'acidità all'interno del pomodoro e degli agrumi rovina tantissimo il filo dei coltelli. Ecco qui il risultato finale dei pomodori. Per la nostra cipolla caramellata, pentola antiaderente, accendiamo, piccola noce di burro, davvero poca roba. Aspettiamo che si sciolga un po'. Il burro si sta sciogliendo, buttiamo la cipolla. Vi consiglio di aprirla un po' con le mani, così cuoce in maniera omogenea. Mettiamo subito un po' di sale, che aiuta a tirare fuori i liquidi, e la facciamo dorare un po'. Come potete vedere, stanno iniziando a colorare. A questo punto aggiungiamo un pochino di acqua, normalissima, e successivamente un pochino di zucchero. Visto che ci vorrà un po' per la cottura della cipolla, vi consiglio di metterla al minimo e coprirla. Andiamo di bacon. Questo deve essere super croccante, quindi partiamo con il fuoco alto e poi lo abbassiamo. Che profumo! Mamma mia! Vedete che sta iniziando a colorare? Lasciatelo finché non si stacca da solo e aiutatevi con i suoi grassi. Benissimo, vedete? Prendete e girate dall'altra parte. Deve essere di questo colore. Quello che vi consiglio è di prepararvi un vassoietto con un po' di carta assorbente. Così poi il bacon, quando avrà fatto la cottura sia da una parte che dall'altra, lo andiamo a stendere qua sopra, in maniera tale che i grassi in eccesso vengano... Ok, visto che siamo dei golosi, nella stessa pentola dove abbiamo cotto il bacon, cuociamo i nostri hamburger. Nel mentre controlliamo le nostre cipolle caramellate, che direi che stanno andando molto bene. Devono appassire e cuocere un po', vedete che sono ancora un po' dure. Ok ragazzi, vedete che la dimensione si è un po' ridotta e intorno ha iniziato a fare un po' di caramellizzazione delle proteine? Benissimo, adesso con la spatola verso il basso lo staccate, poi tiri su e tiri. Ok, abbiamo raggiunto la cottura. Il consiglio più indispensabile è quello di far riposare la carne, perché se voi lo mettete adesso nel vostro panino, tutti i liquidi che stanno venendo fuori vi faranno diventare il pane molle. Questo è il trucco per fare un hamburger fatto bene. Deve riposare 2 o 3 minuti. Vedete? Guardate quanti liquidi ha rilasciato. Io, che sono un super goloso, me lo faccio con 2 fette di carne, quindi una. Ma visto che non ci basta, noi cosa facciamo? Prendiamo il nostro bacon, lo mettiamo sopra, abbondiamo, tanto il dietologo è chiuso, quindi va bene così. Prendiamo la seconda fetta e gliela mettiamo sopra. Nel frattempo, la nostra cipolla caramellata è venuta pronta, quindi la mettiamo in un ciotolino. Quindi vado a prendere un po' di cipolla caramellata e la metto nella parte superiore e la copro con un'altra fettina di cheddar. Questo adesso noi ce lo teniamo da parte perché vogliamo che sia tutto caldo, quindi dobbiamo scaldare anche il pane. Vi faccio vedere come. Ora prendiamo un'altra pentola antiaderente, accendiamo il fuoco e lo accendiamo al massimo. La facciamo scaldare bene la pentola, scaldiamo bene la pentola, poi prendiamo il nostro pane e risparmiamo un po' di burro solo dalla parte del taglio. Lo appoggiamo così, proprio alla brutta. Sentite già che rumore che inizia a fare. A quel punto abbassate subito il fuoco. Il burro serve ad ammorbidire le fibre del pane, perché questo è un pane industriale e non sarà mai buono come quello di un fast food. Quindi l'unico modo che abbiamo per trasformarlo è quello di aggiungere un pochino di burro, solo da un lato, dobbiamo solo colorarlo. Perfetto, guardate il risultato del pane. Deve essere così. Ora lo stendiamo in una teglia antiaderente e andiamo a buttarlo in forno insieme alla carne condita di prima. Così adesso scaldiamo tutto insieme, poi tiriamo fuori
e montiamo il panino. Perfetto, siamo pronti a infornare. Dobbiamo solo aspettare che il formaggio si sciolga ed è pronto. Bene, signori. Il nostro hamburger e il nostro pane sono arrivati a temperatura. È il momento di assemblarli. Quindi, base. Sulla base mettiamo una salsa, in questo caso salsa rosa. Per fare un po' di stacco mettiamo il soncino e due fette di pomodoro. Mettiamo il nostro hamburger con il formaggio bello sciolto e lo andiamo a chiudere, essendo noi golosi, mettendogli anche un po' di salsa rosa sopra. Lo appoggiamo così perché fa figo. Lo stecchiamo perché facendo il figo poi cade. Ed ecco qua il mio hamburger. Impiattiamo anche il secondo, che è per me. Io vivo per la maionese, quindi così. Soncino, come se non ci fosse un domani. Tre fette di pomodoro, perché no, con un pizzico di sale. La mia montagna di carne e formaggio. E ovviamente, sempre sul mio top, metto la maio. Ed ecco qua il mio hamburger. Ragazzi, questo è il mio hamburger. Non starò qui a raccontarvi che è buono, non è buono, che lo assaggio, non lo assaggio. Io me lo mangio perché ho una fame pazzesca. Vi consiglio di provarci anche voi. Ciao ragazzi.